Sai, tutta quella storia con la dottoressa Amari e i ricordi di Kellogg mi ha fatto riflettere. Sì? È che c'è un altro frammento della storia di Nick Valentine. Spero di chiudere da un po' di tempo. Una mano mi farebbe comodo, se te la senti. Sì, un attimo che sta parlando il sindaco. Come sta la mia signora preferita? Sbaglio o ti ho vista uscire con Maroski l'altra sera? Gli piacerebbe. Ok, ok, non divaghiamo. Cosa stavo dicendo? Ah, boh. Oh, certo. Ciao. Le cose che contano. Noi reietti dobbiamo fare gruppo. Chi comanda? E il modo migliore per farlo è tenere sotto controllo quello che ci divide. Mi capite? Sì, hai ragione, Hancock. Ora, che cos'è che vuole dividerci nel nostro bellissimo e amichevolissimo Commonwealth? Non lo so, dimmelo tu! Quale deviato e spaventevole uomo nero desidera ferire la nostra pacifica comunità? In silenzio, esatto. Tra l'altro. Chi l'ha detto? Ci vediamo più tardi nel mio ufficio. Hai vinto un giro di gente. L'istituto. Questo sì che è un sindaco. Sono loro il vero nemico. Non i predoni, non i supermutanti e nemmeno quei bacchettoni di Diamond City. Però, Hancock, un bel calcio nelle palle a McDonagh ci starebbe bene. Ehi, sappiamo tutti dei miei attriti con quel pallone gonfiato. Ma restiamo sul pezzo. Voglio che al centro dei vostri pensieri ci sia l'istituto. Quando qualcuno si comporta in modo strano, quando comincia a fare cose che prima non faceva, quando i vostri vi escludono senza alcun motivo, sappiamo tutti chi c'è dietro a queste stronzate e l'unico modo di fermarlo è restare uniti, coesi. Non possono controllarci se non abbiamo paura. Bravo. Vediamo. Sindaco, chi ha paura dell'istituto? Noi no, no. E noi a quale no. Cittadina del Commonwealth l'istituto non deve rompere le palle? Noi. Good neighbor. Giustamente, anche e quelli chi silenziati. Comanda good neighbor. Lui. La gente. Oh, questo sì che era un discorso. Third Rail. Wow, dopo quel viaggio nei ricordi sicuramente un bicchierino mi farebbe comodo. Ma che bel posticino accogliente, wow. Ma c'è un Minuteman. Ehi tu, ho bisogno di parlarti. Ah sì? Sentiamo. Sentiamo. Sono sempre in cerca di persone capaci di cavarsela in situazioni pericolose. Ah, certo. Da quel che so, tu corrispondi alla descrizione. Solo se vengo pagato abbastanza. Corro qualsiasi pericolo se la ricompensa è abbastanza alta. Sarà generosa, questo posso assicurartelo. Benissimo. Io sono Edward Deegan. Per lo più lavorerai per me. Ma prima devi parlare con il mio capo. Si chiama Jack Cabot. Vuole parlare con tutte le persone che recluto. Perché si è spostata la visuale? Pericoloso. Passa alla casa dei Cabot, in zona Beacon Hill. D'accordo. Chiedi di parlare con Jack. Ci penserò io ad avvisarlo. D'accordo, Edward. Ci vedremo là. Wow. Cosa? L'ennesimo mercenario che cerca MacReady è sul retro. Oh, fantastico. Andiamo a parlare con questo MacReady allora. Abbiamo barista, mi dia qualcosa da bere. Abbiamo birra. E se non ti piace la birra, allora non ti piace niente. Chi è la cantante? Chi è la cantante? Si chiama Magnolia. Il fiore del terzo binario. E se c'è dell'altro che vuoi sapere, devi chiederlo a lei. D'accordo. Che dici? Ordiniamo qualcosa? Certo. Certo. Non desiderare ciò che non ti puoi permettere. Nah, tranquillo, i soldi ce li ho. Adesso che hai fatto il pieno, avrei una proposta per te. Sentiamo. Ho bisogno di una brutta ragazzaccia per un brutto lavoro. Mi stanno offrendo tutti i lavori sul oggi. Sul pavimento, cadaveri sottoterra, quel genere di cose. Interesse? Certo, assolutamente. Però dimmi un po' di più. Prima voglio tutti i dettagli. C'è questo mio cliente, ovviamente anonimo, che pagherebbe bene per un lavoretto di pulizia. 3 posti, tutti defilati, nessun testimone. La fregatura? Sono in città, nei vecchi magazzini. Non posso usare i miei soliti scagnozzi.
darebbe troppo nell'occhio. Ah, certo, l'ultimo arrivato invece non darebbe nell'occhio. 200 tappi, a missione compiuta. E io saprò quando lo sarà, non temere. Ci vorranno però dei proiettili. Tre posti? Ci vorrà del tempo. Parecchi proiettili. Possiamo gonfiare un po' il piatto, ma sì. Facciamo 250. Chi è che paga? Non lavoro per chi non conosco. Chi paga il conto? Va bene, dopotutto, chi rappresento non è un segreto. I soldi li caccia il sindaco Hancock. Benissimo. Problemi di politica interna. Sai come funziona, no? Non è una cosa di cui preoccuparsi. Scusi? Pulisci i magazzini e prendi la tua ricompensa. Cristallino. D'accordo, ci sto. Ci penso io. Oh, certo. Adesso vai là fuori e spacca qualcosa. Ah, certo. Ovviamente non vi è piaciuto a voi. Sono io la vostra star. Dov'è? Una pausa veloce e torniamo subito. Mi scusi, si è seduta vicino a me, salve. Posso? Che c'è, dolcezza? Non dirmi che non ti è piaciuta la canzone. No, no, al contrario. La canzone era bellissima, perfetta. Di una bellezza rara. Intendo le canzoni, ovviamente. Comincia a fare caldo. Piper? Grazie. Sozzona. Faccio del mio meglio. C'è qualcosa di speciale in te, vero? Non dirmelo. Fammi indovinare. Oh, ma certo. Quei muscoli così tonici, wow. Potrei Cavolo, non avevo mai visto che Magnoli era allora, così vecchia. Allora, una donna come te in questa parte della città? Ah, sai, affari. Tu che dici? Siamo qui tutti per provare a dimenticare qualcosa, dico bene. Credo che andremo molto d'accordo. Lo credo adesso anch'io, Magnolia. Adesso rispondere alle domande, giusto? Cosa posso fare per te? Beh, potremmo diventare amiche. Mi stavo chiedendo se potevamo conoscerci meglio. Ma davvero? Continua. A Piper ovviamente non è piaciuto. E certo, però quando flirti tu va bene, Sozzona. Che ne dici di andare a farci un giro? Tu, io. Una passeggiata al chiaro di luna. E poi? Musica, in privato. Musica. Sapevo che avevi qualcosa di speciale. Fammi prendere la mia giacca. Andiamo via, forza. Andiamo via di qui. Ah, che nottata, Magnolia. Non uscivo da troppo tempo. Grazie. Tengo grazie però a te. Che il mio vero amore sarà sempre il palco. Spero che tu capisca. È solo che non voglio legarmi troppo. Vai tranquilla. Ci vediamo in giro. Quando canterò al locale, ti penserò. Ah, ti ringrazio. Ma il tizio lì morto con gli occhiali? Ciao Piper, stavi aspettando? Ciao Nick, stavi aspettando anche tu? Mi scusi, lei ha un aspetto familiare. No, non può essere. Sei tu? Di Sanctuary Hills, giusto? Sì, sono proprio io. Sì, vengo da Sanctuary. Non ti ricordi di me? Ti avevo venduto quello spazio nel Vault. Ma io non ero sulla lista dei residenti e non ci sono entrato. Sì, mi ricordo bene la scena. Tu, 200 anni e sei la perfezione. Come? Com'è possibile? Sì, ma non ti incazzare. Quando uccidi abbastanza persone. Capsule ibernazione. Nel Vault c'erano quelle capsule per l'ibernazione. È da poco che ho lasciato la mia. Cosa? La Voltec? Non me l'aveva detto. Quanti segreti la Voltec. Beh, io ho conosciuto il futuro a mie spese, vivendo nello schifo, nella decadenza. Fidati che queste settimane in cui ho vissuto anch'io nel futuro non sono state tanto meglio. Uno scherzo della natura. Chi lo poteva sapere che sarebbe andata così? Mi dispiace davvero. Non sapevo che sarebbe andata così. Sei la prima persona che incontro da prima che io... Dio mio, mi sono sentito così solo. Nessun insediamento del Commonwealth vuole un ghoul con 200 anni di esperienza. Io lo vorrei un ghoul con 200 anni di esperienza. Potresti venire a Sanctuary? Potresti tornare a Sanctuary. Verrò a trovarti, promesso. Davvero? Tu
Lo farai? Assolutamente. Ci andrò. Ricorda che hai promesso di venire a trovarmi, eh? Allora, ci vediamo. Ci vediamo a Sanctuary. Credo che questa scena sia un chiaro riferimento a Una notte da leoni. Allora, il primo posto è questo. Ehi, non l'hai ancora trovato? Allora? Ci sono un sacco di scatole, ok? Porta pazienza e aspetta. A quanto pare sono tagliato solo per aspettare. Cazzo. Sì. Succede quando sei una mezza sega. Flairdalite, stai cercando di svignartela, eh? Queste pistole non sono per niente silenziate. Quel silenziatore è una bugia. Ecco fatto. Aspetta. Questo silenziatore è tutto una bugia. Scusami, dov'è l'ultimo? Da dove è arrivato? E il primo posto è stato ripulito. Seconda casa. Ecco fatto. Toglietevi da lì! Avete ancora voglia di combattere? Santo cielo! Ok, hai vinto! Quanta esagerazione! Fammi vedere cosa puoi fare, bella! Ecco fatto. E anche la seconda casa ripulita. Manca l'ultima casetta. Ma che... Io non esisto. Letteralmente. Mi sparano addosso. Aspetta che tolgo il silenziatore che tanto ormai mi avete sgamato. C'è una bella fossa da te. Sì, anche per te c'è una bella fossa, mio caro. Vieni qua. Beccati questo. Dai, come hai fatto a mancarlo? Ma ti prego. C'hai anche il laser. Come hai fatto a mancarlo? Eccomi qua, robottone. Lavoro compiuto. Ho sentito dire che un disinfestatore ha ripulito i vecchi magazzini dai ratti. Non è che tu c'entri qualcosa, vero? No, io? Ma che? Non so di cosa stai parlando. Esatto. E io non so perché ti sto dando questi tappi. Il mondo è buffo, vero? Assolutamente buffo. Talmente sì, buffo che... Una fogna simile non mi stupisce affatto, McCready. Mi stavo giusto chiedendo quanto ci avrebbero messo i vostri segugi a trovarmi, Willock. Ormai sono quasi 3 mesi. Spero non ti sia arrugginito. Vuoi che andiamo fuori? No, non serve. Sono qui solo per consegnare un messaggio. Forse l'hai dimenticato, ma ho lasciato i Gunner. Sì, ho saputo. Ma fai ancora dei lavoretti nel Commonwealth. E questo a noi non va bene. Non prendo ordini da te. Non più. Quindi, perché tu e la tua fidanzata non ve ne andate finché potete? Cosa? Winlock, dimmi che non dobbiamo stare a sentire queste stronzate. Apri bene le orecchie, McCready. Non ti abbiamo riempito di piombo, solo perché non vogliamo una guerra con Good Neighbor. Rispettiamo gli spazi degli altri e sappiamo stare al gioco. Cose che tu non hai mai imparato. Felice di averti deluso. Puoi fare il duro quanto ti pare, ma se scopriamo che lavori nel territorio dei Gunner... Vuoi che ci penso io? Chiaro. Finito? Sì, finito. Andiamo, Barnes. Ecco, andatevene. Ti stavano dando fastidio? Ascoltami bene, bella. Se vuoi farmi la predica sull'atomo o stai cercando un amico, hai trovato la persona sbagliata. Se invece ti serve un mercenario... Allora parliamone. Beh, a me sembravi tu in difficoltà. Da quello che ho appena sentito, sembra che tu sia fuori dai giochi. Stai scherzando, spero. Non permetterò certo che un paio di Gunner falliti si intromettano nei miei affari. Trascorsi simili possono farti finire ammazzato. Mi servono i soldi e non permetto a Winlock e Barnes di spaventare i miei clienti. Non è nulla di cui preoccuparti. Quei due sono più deboli di una mosca e intelligenti la metà. Ah, beh, allora... Parliamo di te. Come faccio a sapere che non mi prenderò una pallottola nella schiena? Perché io sono affidabile. Non lo sai. Fa parte del rischio, giusto? Come darti torto? Facciamo così. La tariffa è di 250 tappi, anticipati. Anche 300 se vuoi. Che ne dici? Affare fatto, non voglio spillarti i soldi. Affare fatto. Ora sì che ci capiamo. Va bene, capo. Hai una nuova arma nel tuo arsenale. Fai strada. Bravo, McCready. Vieni allora, andiamo a farci un giro. Il tuo amico McCready è conosciuto qui a Good Neighbor.
Pessimo carattere. Buona mira. Oh, ma tu sei tutto di tutti, eh?